amici di Skyland, siamo sotto il Salone, il mercato al coperto più antico d'Europa, dove gusti, colori, sapori si intrecciano ad altrettante meravigliose storie. Quella che vi proponiamo oggi è quella di Fulvia Furlanis e del suo Pasta Asciutta, una realtà che incuriosisce il centro di Padova, il turista e anche il cliente abituale del Salone, ma ormai sempre più consolidata e di successo. Fulvia, raccontaci che cos'è il mondo Pasta Asciutta e come è nata l'idea. Ciao Gaia e ciao a tutti quelli che seguono Gaia. Dopo una storia da professionista in un altro settore, sì, sono farmacista, l'ho fatto per tanti anni, e un'interruzione per crescere i figli, e poi ho pensato di far diventare un lavoro quella che era poi una passione. Ho cucinato sempre per molti amici e ho pensato di cucinare per i clienti. Quindi ho aperto questo piccolo pastificio, sempre a Padova, sempre in centro. Poi ho trovato un piccolo negozio qui sotto il Salone, proprio perché era un posto che era il posto migliore di Padova, era il posto dove venire, dove arrivare. Beh, siamo nella storia. Siamo dentro la storia. Cuore, avevo trovato questo piccolo negozio. Poi, nel passare degli anni, cominciamo a essere conosciuti. Poi abbiamo avuto la possibilità di trovare un posto bello come questo, da poter restaurare. Abbiamo, certo, fatto un restauro conservativo, di un certo pregio, insomma. Abbiamo proprio recuperato uno dei negozi che rimanevano chiusi all'interno del Salone per un po' di tempo e abbiamo portato qui un progetto nuovo. Il progetto nuovo è questo: noi partiamo dall'acqua, la farina, le uova e dei prodotti che sono a chilometro, direi meno che zero, nel senso che i nostri fornitori sono i nostri vicini di negozio, certo, i nostri vicini delle piazze, e abbiamo la certezza che hanno già selezionato in maniera perfetta tutti gli ingredienti che noi lavoriamo, ma lavoriamo poco, e prepariamo con la nostra pasta fresca, che è veramente prodotta quotidianamente e che è prodotta con le migliori farine, direi quasi sempre con le migliori semole. Utilizziamo molto poco la demonizzata farina 00, utilizziamo moltissimo la semola di grano duro. Okay. E con questo prodotto, la nostra pasta fresca, abbiamo declinato tutta una serie di cose. Possiamo proporre un pasto completo al nostro cliente. Certo, in effetti Pasta Asciutta è conosciuto a Padova come il punto di riferimento per la pasta fresca. Per la pasta fresca. Quindi Fulvia, aiutaci un po' a spiegare che tipo di esperienza attende il turista, ma anche il cliente di Pasta Asciutta. Che tipo di servizio può avere? Allora, cosa può trovare? Noi siamo fondamentalmente un negozio di pasta fresca che crea con la propria pasta fresca quotidianamente dei prodotti di gastronomia di qualità molto elevata, perché è tutto molto seguito quello che noi produciamo, ed è tutto molto fresco ed è tutto selezionato secondo un gusto personale particolare. Non creiamo il solito prodotto da gastronomia, creiamo delle cose con ricette che abbiamo solo noi. Noi lavoriamo molto poco, ripeto, i nostri prodotti, ma sappiamo scegliere le materie prime e produrre delle linee particolari con le materie prime che andiamo a creare. E quindi le mettiamo nel nostro banco di gastronomia, che riempiamo tutte le mattine e tutti i pomeriggi. Dal banco di gastronomia, dove vengono i nostri clienti a prendersi quello che serve per mangiare, ma anche per fare la domenica in famiglia, le feste con gli amici, le serate, ma anche non ho nulla da mangiare questa sera a casa, passo di qua, mi prendo qualcosa che non deve essere il prodotto classico della gastronomia, cioè lo scodello direttamente dalla scatolina, no, deve essere quel minimo di lavorazione che mi fa sentire il profumo del prodotto fresco a casa. Ecco qui, Gaia, se posso dirti, la mia storia professionale, io nasco farmacista, mi aiuta molto, perché io so conservare, posso spiegare bene ai clienti come i prodotti vanno trattati una volta che escono dal mio negozio, certo, dal punto di vista della durata del prodotto, posso spiegare bene come devono essere scaldati, mantenuti, messi in frigo, congelati, scongelati, perché io ho delle conoscenze tecniche che aiutano il cliente. Quindi
Fulvia non solo vi fornisce un prodotto di ottima qualità e vi fa vivere una bella esperienza, ma vi regala anche un approccio consulenziale. Sì. questo è piaciuto molto a molte mie clienti, perché dicono certo. Qui in qualche modo si impara qualcosa. Le clienti sono affascinate dal fatto che io posso raccontare effettivamente come si preparano i prodotti. Noi non acquistiamo per fare rivendita, quindi sappiamo esattamente come si crea ogni prodotto e io posso a tutte le mie clienti dare le nostre ricette particolari, spiegare come togliere qualcosa, aggiungere qualcosa per far contenti certo. I nipotini, il marito celiaco. È tutto molto personalizzabile, basta chiedere sì. A Fulvia e Fulvia sa trovare la soluzione più adatta alle esigenze della vostra famiglia, dei vostri commensali o del vostro banchetto di invitati. Dico banchetto, Fulvia, perché so che l'hai anticipato anche tu prima, è possibile comunque vivere l'esperienza pasta asciutta poi anche in occasione di piccoli eventi grazie ad un servizio di catering. Abbiamo anche un servizio di catering, facciamo piccoli eventi, non facciamo i grandi matrimoni, certo. Però qualche evento familiare, aziendale, le comunioni, le cose soprattutto in casa. Abbiamo dei prodotti che ormai per il catering sono diventati conosciuti, il catering del raviolo fritto, per esempio, che è una cosa che qui in Veneto non fa nessuno. Qualcuno propone qualcosina di pasta fritta, però la nostra è una pasta che ha un'idratazione, una freschezza e la tipologia della pasta proprio è particolare, per cui fritta la nostra è leggera come una chips, come una patatina. Sì. Infine, quella che è una delle attività, insomma, ormai già ben avviate e consolidate, sì. Tanto che non sempre si riesce a trovare posto, per fortuna. È la consumazione proprio qui, su questo sì. Meraviglioso banco e sotto le volte poi del salone. Sì, perché una volta, del salone. Certo, una volta che abbiamo trovato questa location, questo posto, abbiamo pensato di allargare il nostro progetto alla somministrazione, e cioè il fatto di poter fare una piccolissima ristorazione o diciamo molto veloce ristorazione con un prodotto rapido, quindi la pasta noi la possiamo produrre come stiamo facendo per esempio in questo momento, certo. La produciamo, la mettiamo a raffreddare nel nostro banco di gastronomia, la cuociamo nel nostro cuocipasta, la condiamo con i nostri sughi artigianali e il cliente la può consumare in pochi minuti qui da noi assaggiando un prodotto di vera qualità, certo. Perché è tutto... Quindi vi scegliete il formato, vi scegliete in base alle proposte del giorno quello che è il condimento, il sugo disponibile e vi vivete una vera esperienza sgaia, come amo dire io, ma questa lo è a tutti gli effetti, gustandovi questa bontà proprio in uno dei luoghi storici e iconici della città del Santo e quindi di Padova. Noi lavoriamo in questo modo, quando c'è un ortaggio, lavoriamo moltissimo, lavoriamo anche la carne, ma lavoriamo moltissimo anche per chi la carne non la utilizza o comunque lavoriamo moltissimo le verdure. E quando c'è l'ortaggio del momento noi lo decliniamo in tutte le nostre, in tutte le forme che sono nelle nostre possibilità. Uno dei nostri prodotti di punta, oltre alla pasta fresca, sono la pasta ripiena e le lasagne. Siamo famosi per le lasagne perché solo da noi si trovano le lasagne fatte con la pasta fresca, fatta al momento, cotta al momento e farcita al momento. Bene Fulvia, quindi segnatevi, il punto di riferimento per la pasta fresca si trova sotto il salone di Padova e si chiama Pasta Asciutta. Potete portare a casa, concedervi un'esperienza meravigliosa e gustosa, allietare un piccolo banchetto di vostri ospiti con le preparazioni e col servizio catering e poi chiaramente anche degustare in loco, in tempo reale, la pasta appena fatta con il condimento a vostra scelta. Potete seguire, tra l'altro, perché Fulvia organizza molte attività, ci sono stati in passato anche
Sgaia. Sgaia è Sgaia è attiva, quindi potete seguire Pasta Asciutta anche sui canali social, quindi su Instagram e su Facebook. Venire a trovarla la trovate quasi sempre, e poi insomma anche tutto il suo staff. E Fulvia, se non c'è altro da aggiungere, io aspetto che si cuocia il mio piatto di tagliatelle e ci vediamo la prossima settimana, perché tanto io vengo spesso da queste parti. Saluto tutti gli amici di Sgaialand. Alla prossima.